Il Sole ha circa 4,5 miliardi di anni e anche lui invecchia. In poco più di un miliardo di anni, il Sole si espanderà così tanto che il suo calore inizierà a sciogliere la superficie terrestre. Ma i futuri terrestri non avranno alcuna via di scampo, oppure ci sarà un metodo per evitare tutto questo e mettersi in salvo? Sarà possibile sopravvivere alla morte del Sole? È chiaro, nessuno di noi sarà qui a patto che non si trovi il segreto per la vita eterna, ma in ogni caso, tra un miliardo di anni, il Sole avrà esaurito l'idrogeno contenuto all'interno del suo nucleo e inizierà a bruciare in superficie. Il conseguente aumento della quantità di radiazioni farà bollire tutta l'acqua presente sulla Terra, facendola diventare un mega deserto. Andiamo avanti di circa 5 miliardi di anni e il Sole, aumentando di volume, inizierà letteralmente a sciogliere le montagne e ogni forma di vita sopravvissuta finora si estinguerà. Tra 7,5 miliardi di anni circa, il Sole, ora una gigante rossa in continua espansione, inghiottirà completamente la Terra. Lo scenario è abbastanza desolante, ma si può fare qualcosa per evitare tutto questo? Una soluzione potrebbe essere la cosiddetta fionda gravitazionale, una tecnica che usiamo da anni esclusivamente per lanciare navicelle spaziali in orbita. Ogni volta che un'astronave o un satellite arriva nelle immediate vicinanze di un pianeta, la gravità lo trattiene. E se la navicella passasse da una particolare angolazione, sarebbe in grado di sfruttare la forza gravitazionale del pianeta per essere catapultata più velocemente nello spazio. Questa energia extra proviene dal moto del pianeta intorno al Sole, ma come diceva Newton, ad ogni forza ne corrisponde una uguale e contraria. Non appena la navicella sfrutterà la gravità terrestre per darsi una spinta, il pianeta rallenterà e si avvicinerà alla navicella. Naturalmente, la massa del veicolo spaziale sarebbe talmente piccola rispetto alla Terra che verrebbe scagliata incredibilmente lontano, mentre il pianeta verrebbe influenzato relativamente poco. Ma se aumentassimo le dimensioni dell'astronave o usassimo un asteroide, potremmo potenzialmente spostare l'orbita terrestre più lontana dal Sole. Sarebbero necessari milioni di anni e l'impiego di enormi oggetti, alla giusta distanza per evitare che si schiantino poi sulla Terra. Però dai, abbiamo un miliardo di anni per rifletterci. Potrebbe sembrare tutto inverosimile, ma è già successo. Il 9 ottobre 2013 la Terra è stata impiegata per dare una spinta gravitazionale a Juno, una sonda spaziale diretta verso Giove. Juno ha sfruttato la gravità terrestre come fionda gravitazionale per aumentare la sua velocità di 7,3 km al secondo. Contestualmente la Terra si è leggermente spostata. Juno ha raggiunto Giove nel 2016 per studiare il pianeta e svelare molti dei nuovi spettacolari misteri del nostro sistema solare. Per spostare la Terra in maniera efficace, avremo bisogno che ogni 6.000 anni circa un oggetto con una massa di circa 10 alla 19 kg si avvicini a noi. Parliamo di qualcosa come un asteroide largo 100 km. L'asteroide verrebbe lanciato dal Sole, passando dalla Terra e sfruttandola come fionda, per poi dirigersi verso Giove che a sua volta lo rimbalzerebbe indietro verso il Sole. Nel giro di milioni di anni, la Terra si sposterebbe su una accogliente orbita distante 225 milioni di chilometri dal Sole e sebbene sia fattibile, anche con la tecnologia che abbiamo oggi, non mancherebbero i problemi. Come prima cosa potremmo perdere la Luna, con la possibilità che si verifichino fenomeni meteorologici estremi. Per non parlare del fatto che la rotazione terrestre potrebbe aumentare compiendo una rotazione nel giro di qualche ora anziché di 24. Potremmo anche destabilizzare l'orbita dei nostri nuovi pianeti vicini, come ad esempio Marte. E, come potresti immaginare, l'asteroide potrebbe cadere sulla Terra. Ma probabilmente questi sono i rischi che dobbiamo correre se vogliamo dare ai nostri discendenti, al pianeta e a tutti gli altri esseri viventi qualche miliardo di anni in più. Ma che cosa succederebbe se mancasse l'ossigeno sulla Terra? Guarda il video consigliato e iscriviti per non perderti i prossimi episodi di Scienziati Subito!